Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Formula 1 2020, signori, con la nostra Maullo Racing. Allora, noi dobbiamo portare avanti questa stagione perché io la voglio completare e iniziare anche un'altra nella quale puntiamo decisamente al titolo, signori. Quindi vedrò di un attimino di velocizzare questi video, questi appuntamenti, così vi troverete più spesso se riesco sul canale per cercare di completare questa stagione, perché siamo proprio un poco un bel po' indietro rispetto ad altri canali che già sono alla quarta stagione. Però va bene, non ci preoccupiamo, guardiamo sempre avanti. Detto questo, signori, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto il supporto che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941. Soprattutto tenete occhio alle stories, perché lì vi aggiorno su quando faccio le live, sia su questa piattaforma che sull'altra. Detto questo, signori, non perdiamo tempo e partiamo con il video. Ok, signori, io ho tagliato tutta la parte che c'è stato di intramezzo perché mi sono fatto le prove libere, sono andate bene, ho preso una botta dei punti che era sviluppiamo la macchina che McLaren e Mercedes scansa di proprio. Signori, allora, detto questo, io ci facciamo le qualifiche assieme, che ovviamente saranno come tentativo unico. Siamo in Austria, signori, che devo dire mi piace come Gran Premio. So bravo, mi piace come Gran Premio. Diciamo che forse riusciremo a fare qualcosa di buono. Forse riusciamo ad arrivare a punti questa volta, signori. Dopo l'ultimo Gran Premio abbiamo fatto il live in Francia, se non ricordo male, che è stato disastroso. A momenti ci doppiavano pure, siamo arrivati con mezza macchina. Non avevamo più niente, né alettoni, né ruote, niente. Proprio, sapete, proprio stiamo arrivando con la macchina spinta. Però, concentrati qui in Austria, signori. Qualifiche, giro secco, ce la possiamo fare. Devo riuscire a qualificarmi fra i primi 10. Almeno fra i primi 10, signori. Abbiamo una macchina che fa quasi cagare, perché, dico, non l'ho sviluppata assolutamente bene. Però in Austria ce la possiamo fare, signori. In Austria ce la possiamo fare. Sento che la forza è con noi. Sento che la forza è con noi, signori. Sento che la forza è con noi. Questa curva l'abbiamo fatta di marmellata. La possiamo fare meglio. Però siamo davanti. Siamo primi, signori. Attenzione, attenzione, attenzione. In Austria se la possono sognare di batterci, signori. Anche se abbiamo una macchina schifosa, in Austria se la possono sognare. Io ci provo, dai, siamo ancora primi, siamo ancora primi. Raga, potremmo fare la pole position, la prima pole position della Maullo Racing di Papa Maullo, signori. Attenzione, attenzione, abbiamo messo il divario fra noi e la macchina dietro di noi, che non so chi sia, ma penso sia una Mercedes dal colore celestino. Dai, è così, non ce n'è per nessuno in Austria, signori. Non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno. Siamo troppo... No, ecco, vedi, ha parlato troppo presto. Non ci posso credere, abbiamo perso la... No, non ci credo. Abbiamo perso la pole position alle ultime due curve, signori. Siamo quarti, che schifo! Quinti addirittura! No, non ci credo. Non ci credo, quindi, qui che schifo! Quindi... 1.7 a quanto? A 449. Invece Matsushita a 18esimo. Dai, Matsu, davanti alle due Williams e alle due Alfa Romeo. Dai, Matsu, che ora sviluppiamo la macchina. Non ce n'è per nessuno. Porca miseria. Dai, andiamo in pista. Dai, andiamo in pista, signori. Ok, ci siamo, signori. Forse non siamo mai partiti così avanti con la Maullo Racing, signori. Siamo quinti. Non è per niente brutta come cosa. Ce la possiamo fare. Allora, calma e sangue freddo. L'importante è non perdere la Lettonia alla prima curva. Ce la possiamo fare, signori. Concentrati. Mamma che siamo partiti. Ci siamo addormentati sulla casella di partenza, signori. Però va bene. Occhio che qua ramo freno tutti. Non rompiamo gli alettoni cortesemente. Dai, è così. Levati, Mercedes. Che oggi non ce n'è per nessuno. Siamo terzi, signori. Siamo sul podio. Signori. No, dove sta andando questo? Vabbè, ti lascio lo spazio e poi ti rinfilo di qua. Dai, è così. Te l'ho detto, non ce n'è per nessuno oggi. Dai. Accelera come se non ci fosse un domani, zio. Dai. Ok, questo mo frena. Ci infiliamo così prepotentemente dentro. Largati, grazie. Secondo posto, signori. Andiamo a prendere Bottas, signori. Che ci ha fregato la pole position negli ultimi due giri. Mannaggia lui. L'ho fatta male questa curva, che l'ho fatta male. Però teniamo su Verstappen. Dai, è così. Bottas. Vieni qui, bimbo. Raga, dobbiamo vincere. Mi devo riscattare del Gran Premio terribile che ho fatto in Francia. Dobbiamo portare su la Maullo Racing, signori. Dobbiamo riportarla su. Dai, è così. Dai, che ti ho preso.
Bottas ha fatto il giro più veloce. Aia, aia, questa non ci voleva. Questa non ci voleva, ma mo ce lo mangiamo. Ah, che l'ho fatta male questa. Mannaggia, mi sono distratto un attimo. Ho fatto una gran cagata di curva. Dai così, Verstappen ha preso la scia. Verstappen vuole sorpassarci, ma non ci riuscirà, perché Papa Maul è più veloce. Dai che l'abbiamo preso, dai che l'abbiamo preso. Vai, vai, vai che c'ho Bottas. Dai, dai, Bottas. Ma dove vai, Bottas, in bicicletta? Con la Mercedes non te ne puoi proprio andare. Mo io ti prendo e ti sorpasso, e vedi come ti faccio fare la figura del fesso. Non faceva molto rima, sinceramente. No, 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 Fox è più bravo a fare le rime. Decisamente sì, a cantare le canzoni. Però io, allora, raga, mi sto un attimo deconcentrando, perché so che lo posso battere, so che lo posso prendere, so che lo posso prendere, e lo dobbiamo riuscire a prendere. Non accetto il secondo posto, signori. Non accetto il secondo posto. Dobbiamo iniziare a vincere pesantemente con la nostra Maullo, con la nostra Racing. Bottas ha fatto... ci sta a rubare i giri veloci, Bottas. Bottas, ci sta a rubare i giri veloci? Più di un secondo c'ha Bottas. Dobbiamo dimezzare questo distacco. Dobbiamo dimezzare questo distacco. Questa curva di qua lo devo superare. Lo devo superare, questa curva di qua. Mannaggia, dai, 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 accelera, 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 accelera. Dai, è così, DRS attivo, dai che te magno, c'ho fame. Dai che te magno che c'ho fame, però sono sportivo, non ti faccio un brutto sorpasso qua, no. Ti devo sverniciare, proprio come si dice in gergo. Ti voglio sverniciare davanti ai box, proprio deve essere... come segno di cedimento? Ma che stai a dire? Io qua devo superare la botta se tu mi dici che il motore c'ha problemi. Ma che sto scemi? Dai così che ti svernicio davanti ai box. Dai che sei mio. Sei mio, Bottas, non mi puoi scappare. Cazzo, mi è scappato. Dai. Dai, macchinina. Accendi tutto l'accendibile. Dannazione, non riesco. Giro più veloce, signori. Così Bottas si insegna a voler fare lo sborone con noi in Austria. Dai così, dai che ti svernicio. Dai che ti svernicio. Vieni qua, Bottas. Dai, bella questa curva, dai che siamo vicini, dai che ti ho preso, accendi tutto, i propulsori, il DRS, l'RS, tutto, la scia, e levati zi, mannaggia, maledetto, è rimasto in mezzo alla corsia, io non sapevo da che lato andare, maledetto, ci abbiamo l'ultimo giro, signori, per superarlo. Allora, non voglio fare le cacate al mio solito, dico. Quindi dobbiamo riuscire a superarli in maniera pulita. Dobbiamo riuscire a superarli in maniera pulita, signori. Voglio la prima vittoria della Maullo Racing, e la voglio oggi. Dai così. Ha guadagnato un poco. Questa cosa non va bene. Dobbiamo tenerlo vicino, signori. No, c'ha pochissimo DRS. Mannaggia. Beh, vabbè, Matsushita se sta a fare il giro al bar. No, signori, si è allontanato più di un secondo. Ho perso la mia chance, signori. Mi ci butto dentro all'ultima curva, deciso. Dai. Perché non c'ho il DRS? Perché non mi ha dato il DRS? È brutto. Lo devo superare qua prima lo devo superare. Dai così. No, lo devo superare, signori. Lo devo superare per forza, mannaggia. Avevo tutto per poterlo fare il giro precedente e mi sono tirato indietro. Non ce la faccio più ora, me l'ho perso. Ma porca di una paletta ambriaca, signori, niente. Testa a testa con Bottas che si porta a casa lui. Mannaggia. Abbiamo esitato in quel momento in cui potevamo superarlo ed è stato il nostro errore. Abbiamo esitato, signori, secondo posto però, niente male, secondo posto che dà morale, forse non avevamo... All'inizio del weekend ero un po' preoccupato, invece è andata alla grande, grazie. Visto? Ti devo insegnare tutto. Come pilota del giorno Kimi Raikkonen? Ma chi se lo caga più Kimi Raikkonen? Dai, io sono partito quinto, sono arrivato secondo, ho fatto il testa a testa con Bottas e questi Kimi Raikkonen.
Non capiscono niente. Scusate, i festeggiamenti me li guardo, me li ciappo i cioè, festeggiamenti, me li sono meritati e me li piglio. Quindi dico, dai così, guarda Bot, guardalo! La Molo Racing, l'ape Maia col suo colore giallo, la nostra Petta Maia, la nostra ape Maia. Testa a testa, Bot, stai vinto la guerra ma non la battaglia. Come si dice così? O al contrario, non mi ricordo. Va bene, comunque, l'importante era portarci a casa la vittoria, dei punti importanti per risollevare la scuderia, risollevare il morale. Signori, va bene così. Ok, ora tutti al bar. Niente assembramento, mi raccomando. Che bar? Sì, tutti al bar. Non ci si può Ora più vediamo andare al come questi bar. giocatori Allora, reagiranno sulla abbiamo fatto pressione anche miglior giro. Abbiamo preso dell'avversario e 19 cosa punti, succederà signori. nel Ottimo. rientro Siamo dopo partiti questa partita quinti e dove siamo sarà arrivati difficile secondi. mantenere il Matsushita controllo della invece, partita. Chi dove ha sta? È però partito delle certezze 18esimo, è che arrivato la partita la 19esimo. potrà Matsu, vincere con mamma mia. In classifica come siamo messi? tranquillità Siamo dopo la settimi a partita. 41 punti. Pensiamo ai Buono, costruttori. Cosa buono. succede se E la un classifica equipaggio costruttori? ottiene bella prestazione anche per la Quinti, a 7 vittoria, punti dalla potrebbe McLaren diventare il e a miglior 10 punti equipaggio dalla dell'Assemblea. Racing Vince Point. qui un altro Li fantastico possiamo giovane recuperare, francese. signori. Li possiamo Lasciamo che recuperare. lui Io credo decida. nella Maulo Racing, in Papa Maulo e soprattutto in Matsushita. Dai, Matsu! C'è Giorgia per farmi qualche bella domanda? Oh, Giorgetta! Grazie compagno, ai fan è piaciuto. Sì, modestamente. Zigzagando tra gli altri piloti durante la corsa. Ma che sta a dire? Ma che cosa? Gli altri non avevano aderenza, noi sì. Bah, facciamo contenti il reparto Era aerodinamica. tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara? Un'ottima macchina per gestire le gomme. E il telaio, bella così, facciamo contenti il telaio. Stai andando al di là delle aspettative, no? È uno sport di squadra, ci impegniamo tutti al massimo, così facciamo anche contenta la squadra in generale. Ah, basta, Sei Giorgia. convinto? Pensi sei uscito vincitore? Così, dai, così anche noi ci tiriamo su di morale. Ti Guardate ringrazio. Matsushita che sta facendo i controlli con la tuta gialla. Grande Matsu, anche lui fa i controlli post gara. Dai, così, signori. È andata bene, non mi posso lamentare. Secondo posto, abbiamo fatto 3 punti in più del nostro rivale Ocon, quindi lo superiamo nella rivalità. Buono, 9 a 7, va bene così. Questa è una cosa molto buona. Con Matsu, oh, noi saliamo a livello 6. Matsu migliora la sua posizione e la Maulo Racing dovrebbe arrivare a livello 9. Oh, meno male. Meno male, meno male. Così ci avviciniamo anche al terzo sponsor che ancora non abbiamo attivo. È assurdo. E i soldi li pigliamo. Meglio così, 387 milioni. Più altri 100 che non abbiamo distrutto la macchina. Totale di 400. Se la matematica non è un'opinione, sì, arriviamo a 1096, sì. Sono pochi soldi, signori, perché ho sviluppato qualcosa nella scuderia, perché sennò noi non andiamo avanti veramente. Quindi bisogna migliorare alcune cose. Va bene, signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto e per continuare a portare avanti soprattutto questa carriera che dobbiamo portarla al termine. Detto questo, signori, grazie a tutti, buona continuazione di giornata, bella. Ciao raga!